Nasce a Civitella del Tronto il comitato Civitas Fidelissima. Quali sono le finalità e perché si è costituito? Allora, il comitato si è costituito perché a seguito degli eventi sismici che hanno colpito Civitella del Tronto abbiamo assistito a un lento ma inarrestabile degrado del paese, abbandono da parte dei cittadini colpiti dall'evento. I primi a andare via sono state le amministrazioni, che hanno portato via la sede comunale e quindi hanno tolto anche un importante indotto all'economia del paese. Poi è stata la volta delle chiese, delle scuole e tutt'oggi praticamente non sappiamo ancora come si andrà a finire e quando si arresterà tutto ciò. Quindi il comitato nasce appunto per contrastare questa cosa, per cercare di riportare Civitella agli antichi lustri, diciamo. Quali saranno le vostre prime azioni? Allora, la prima azione è quella di contattare Sandro Mariani e Dino Pepe, di incontrarli, di farci dire un po' com'è la situazione a livello regionale e di chiedergli loro se ci possono dare una mano almeno per riportare il comune a Civitella, o almeno degli uffici, ecco. Parliamo di situazioni commerciali, ma parliamo anche di situazioni, diciamo, di vita di tutti i giorni, di vita quotidiana. Cosa c'è che non va in questo momento in particolare? Beh, non va innanzitutto il fatto che la popolazione è scesa da 200 unità, io parlo sempre all'interno delle mura, però è scesa da 200 unità a 50 unità, quindi questo già di per sé non va. Quindi se c'è bisogno di intervenire a livello regionale perché si possa subito far rientrare le persone nelle proprie case, è bene farlo in tempi piuttosto celeri e non aspettare le lungaggini che siamo abituati in Italia, ecco. Voi ritenete, insomma, che ci sia qualcosa che non va anche da parte delle istituzioni, cioè di quello che le istituzioni hanno fatto fino a questo momento per Civitella del Tronto? Allora, noi non è che riteniamo che ci sia qualcosa che non va, noi riteniamo che si debba fare di più. Quindi il Comitato non nasce in contrasto con le istituzioni, nasce per appoggiare le istituzioni, per aiutarle, per svolgere tutte quelle azioni necessarie a far sì che si possa ritornare a quelli che si era prima. Indubbiamente riportare il Comune a Civitella o almeno riportare degli uffici a Civitella è indispensabile per dare uno slancio al Paese, riaprire la fortezza, per esempio, che ancora è chiusa. Oppure far sì che tante famiglie, tanti cittadini che potrebbero rientrare nelle loro case con piccoli interventi straordinari lo possano fare e possano finalmente rientrare. Io ho continuamente richieste di persone che mi dicono: ma perché non posso rientrare? Perché non posso rientrare? Casa mia ha pochissimo. Dice, però la burocrazia è tale e tanta che praticamente ci impedisce di farli rientrare. Ecco, questo è.